Via libera in aula all'assestamento di bilancio, fonti rinnovabili e riduzione dei consumi nel nuovo piano energetico ambientale. Solidarietà e terremoto al centro della 10ª edizione della Giornata della Pace. 400 studenti alla Mole con Curcio e Bocci. Concerto di Natale a Montecitorio per le regioni colpite dal sisma. Mastro Vincenzo, bene il via libera unanime al decreto ricostruzione. Più fondi per la non autosufficienza e per il trasporto pubblico locale. Sono le principali voci dell'assestamento di bilancio 2016 approvato questa settimana dall'Aula. Via libera maggioranza anche al piano energetico ambientale, obiettivi entro il 2020, la riduzione dei consumi del 20% e la quota di energia rinnovabile oltre il 25%. Il punto di forza sicuramente importante è quello di riuscire a mettere in gioco 77 milioni di euro di fondi europei. Questi fondi europei saranno indirizzati prevalentemente per la piccola e media impresa, per le pubbliche amministrazioni per quanto riguarda la modifica degli impianti di illuminazione, per l'efficientamento energetico degli edifici e soprattutto molto importante saranno i fondi legati alle aziende agricole, dove sarà la possibilità di tutta una serie di investimenti per efficientare dal punto di vista energetico o per produrre energia da fonti rinnovabili. Leggendo il PER si vede che il trasporto pubblico e tutte le forme di mobilità sostenibili non sono praticamente considerate a dovere, quindi manca proprio una visione strategica sulla riduzione dei consumi nel settore dei trasporti, che è quello più energivoro nel bilancio energetico complessivo delle Marche. Poi non sono sufficienti le forme di incentivazioni per le forme di energia pulita come l'eolico e l'idroelettrico ad esempio, mentre sono eccessivamente incentivate e tenute in considerazione le energie da combustione. Erano circa 400 gli studenti che hanno partecipato sabato scorso alla Mole Van Vitelliana di Ancona alla Giornata della Pace. Al centro della 10ª edizione la solidarietà e il sostegno verso chi è stato colpito dal terremoto. Tra gli ospiti sul palco il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio e l'attore marchigiano Cesare Bocci. Ci aiuta a essere migliori, fare un po' di solidarietà. In questo momento le Marche ne hanno veramente bisogno, soprattutto di sentire che tutta la nazione è intorno, che sa che si sta vivendo un periodo molto difficile. I marchigiani si danno da fare da soli, però con un aiuto di solidarietà di tutto il paese si sentirebbero meglio. Sono 556 ragazzi ospitati nelle 69 comunità marchigiane. Questi dati del report 2016 sull'accoglienza dei minori presentato a Palazzo delle Marche dal garante regionale Andrea Nobili e dal presidente Mastro Vincenzo. Quasi la metà sono stranieri non accompagnati, mentre il 44% vive situazioni rischiose come maltrattamenti e incuria. Le note dell'Inno della Gioia hanno concluso il tradizionale concerto di Natale a Montecitorio. Ospiti speciali quest'anno sono stati i cittadini delle zone terremotate. Non siete soli, ha assicurato la presidente della Camera Boldrini. In Parlamento, accanto ai sindaci dei comuni colpiti e agli studenti di Arquata del Tronto, anche il presidente del Consiglio Mastro Vincenzo. Questa manifestazione avviene proprio all'indomani dell'approvazione del decreto. Tra l'altro il Presidente ha sottolineato il grande senso di responsabilità di tutte le forze politiche. Un decreto approvato all'unanimità che è un segnale sicuramente di coesione e un segnale rassicurante per la nostra regione.